Dunque, naturalmente il titolo può suonare provocatorio, e può suonare provocatorio in particolare per il fatto che se guardiamo all'esperienza concreta dei governi che si sono succeduti in Italia e non solo nell'ultimo ventennio almeno, in realtà l'austerità è stata più spesso declinata a sinistra che a destra. Il rigore di bilancio, il rigore dei conti pubblici è stato negli ultimi vent'anni almeno, ma forse prima, poi ne parleremo di questo, uno degli obiettivi prioritari delle coalizioni di centro-sinistra. In Italia, ripeto, ma tutto sommato anche nel resto d'Europa e anche negli Stati Uniti d'America. In fondo, se ricordate bene, almeno nella prima fase di anche dell'ultimo governo Berlusconi, a Tremonti veniva imputato esattamente il fatto di non tenere i conti in ordine. La cultura dell'austerità porta ad un'accettazione incondizionata dello status quo, porta cioè i cittadini, i lavoratori, quelli che nel libro abbiamo chiamato le masse con un linguaggio retro, ad accettare il peggioramento delle condizioni, delle loro condizioni materiali, come una sorta di dato inevitabile di natura. E in questo senso dunque l'austerità è di destra su un piano antropologico prima ancora che in termini di mera topologia parlamentare. Intendiamoci, in certa misura la crisi è condizione endemica delle economie capitalistiche, ma naturalmente dire questo è molto diverso dal dire che allora bisogna accettare i sacrifici, che bisogna accettare i sacrifici per entrare in Europa, che bisogna accettare i sacrifici per rimanere in Europa, che bisogna accettare i sacrifici, non si capisce bene perché. Dunque è di destra sul piano culturale perché è conservatrice, difende lo status quo, induce un'accettazione passiva dello status quo. Le politiche di austerità, le politiche di rigore di bilancio, le politiche di restrizione della spesa pubblica, di taglio dei servizi sociali, le politiche di aumento dell'imposizione fiscale, sono politiche che guarda caso sono pagate proprio dalle classi lavoratrici e che sono pagate anche in termini di tassi di disoccupazione crescenti, di deflazione competitiva sui salari e di precarietà diffusa delle condizioni di lavoro e di vita. In questo senso dunque le politiche di austerità sono politiche di destra. Se voi vi andate a prendere anche solo un grafico, andate su Wikipedia e vi andate a guardare l'andamento del debito pubblico in Italia e scoprirete che il debito pubblico schizza in alto in Italia a partire dal 1981. Chiunque, anche chi non abbia confidenza con dati statistici, eccetera, vede subito questa cesura. C'è un debito pubblico che cresce gradualmente fino al 1981 e dal 1981 schizza in alto. Che cosa succede nel 1981? Succede quello che, di cui qualcuno di voi avrà sentito parlare, si chiama divorzio, non il famoso referendum, eccetera. Il divorzio tra la nostra banca centrale e il tesoro. All'epoca la banca centrale c'era Ciampi, non mi è bene ricordarseli, e al tesoro c'era Andreatta. Ok? Che cosa fecero? Stabilirono che il debito pubblico italiano, che non veniva collocato sui mercati e che di solito veniva acquistato dallo Stato, il che garantiva al nostro Stato di pagare tassi di interesse molto bassi su quel debito, non sarebbe più stato comprato dalla banca centrale. Questo fece schizzare in alto i rendimenti del nostro debito pubblico e noi oggi ci ritroviamo un debito pubblico elevatissimo perché sono interessi che sono maturati su interessi. Il libro parte da un'analisi delle cause ultime della crisi economica che ha investito l'Italia e in generale l'Unione Europea. A differenza di quello che spesso si sente ripetere, le cause anche della crisi dei debiti sovrani, per stare agli effetti nefasti più recenti della crisi, non sono da ricondursi ad un eccesso di indebitamento pubblico o ad un eccessivo rapporto del deficit sul prodotto interno lordo, in realtà riguardano anzitutto alcuni squilibri strutturali, in particolare un debito estero che il nostro paese, e non solo il nostro paese, più o meno tutti i paesi sotto attacco speculativo all'interno dell'Eurozona, hanno accumulato dall'introduzione dell'euro ad oggi.
se questo è il problema, cioè se il problema che abbiamo di fronte non è un problema di debito pubblico in sé, ma è un problema di debito estero, pubblico e privato, dei paesi sotto attacco, ecco che le soluzioni che bisognerebbe intraprendere devono passare attraverso un riassorbimento di quegli squilibri. Una delle soluzioni che proponiamo nel libro è ad esempio l'introduzione di uno standard salariale nei paesi membri dell'Unione Monetaria Europea e più in generale dell'Unione Europea, che dovrebbero cioè vincolarsi al raggiungimento di un dato obiettivo in termini di rapporto tra massa salariale e prodotto interno lordo europeo. Una moderna scala mobile? No, c'è di più, bisognerebbe anzitutto pensare di invertire la tendenza nefasta che ha visto negli ultimi 15-20 anni una riduzione continua della quota salari sul prodotto interno lordo. In questo senso i paesi europei dovrebbero darsi un obiettivo di questo tipo. In secondo luogo, bisognerebbe che i paesi che hanno sperimentato in questi anni larghi e crescenti surplus della bilancia commerciale, e dunque i paesi che hanno accumulato crediti in questi anni, introducessero, forzassero aumenti salariali superiori a quelli che invece comunque dovrebbero caratterizzare i paesi che invece hanno sperimentato dei deficit, come è il caso dell'Italia. Naturalmente questo è solo uno dei numerosi provvedimenti che si possono prendere, riteniamo però che debba essere discusso in sede europea.